Salve a tutti e bentornati nel canale, io sono Frank Horseman e come al solito vi do il benvenuto nella community metal più controversa del web. Oggi andiamo a fare un'analisi, tra molte virgolette, della canzone dei 1914. Sto parlando appunto dell'ultimo album, se non si fosse capito quanto mi piaccia questo album vi rimando al video della top 10 dei migliori album 2021 dell'anno scorso. Ho messo addirittura al quarto posto, se non mi sbaglio. Sì, quarto o quinto posto, oddio, adesso non mi ricordo. Comunque, oggi andiamo ad analizzare la canzone appunto di Warfare and Weapon Met, ed è la seconda canzone. La prima è la intro, War In, ma la seconda è proprio quella che andiamo ad analizzare oggi, FN.380CP. Bla bla bla, ci siamo capiti. La canzone in questione parla dell'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando. Prima di analizzare tutta quanta la canzone, io vorrei un attimo parlarvi della storia che c'è dietro, così almeno possiamo capire bene. So che è abbastanza famosa come storia, per carità, è praticamente la goccia che ha fatto traboccare il vaso, questo fatto, come ben sapete, come tutti avete studiato la storia. Però diciamo che andiamo un po' a ripassare quello che è successo e poi ne parliamo. Gavrilo Princip, appartenente al movimento Mlada Bosna, si distinse per il suo nazionalismo jugoslavo. All'interno di questo movimento entrò in contatto con gli ambienti paramilitari sovversivi serbi, rappresentati dal gruppo terroristico Cna Ruka, la cui sede si trovava a Belgrado, con i quali presumibilmente elaborò e perfezionò il piano per attentare alla vita dell'arciduca. Fu lui a sparare i colpi di pistola che il 28 giugno del 1914 uccisero l'arciduca Francesco Ferdinando e la sua moglie Sofia, nell'episodio che è passato alla storia come l'attentato di Sarajevo. Ok, dopo questa piccola introduzione vediamo un po' il suo background. Ha studiato alla Business School di Sarajevo e successivamente si è iscritto al liceo. Durante la sua infanzia alla scuola di economia si separò apertamente dai movimenti radicali serbi, delle organizzazioni giovanili private. Abbandonò gli studi quando si unì al movimento ultranazionalista serbo e si unì all'associazione politico-rivoluzionaria Young Bosnia, che mirava a liberare la Bosnia ed Erzegovina dal dominio dell'Austro-Ungheria e annetterla al regno della Serbia. Oltre a Princip, ci fu la partecipazione anche di altri 5 membri della Giovane Bosnia, un movimento che univa idee anarcosocialiste a irredentismo nazionale. Il gruppo era armato di pistole e bombe, fornite da una società segreta, la Mano Nera, che aveva anche molti sostenitori tra ufficiali serbi e funzionari del governo. L'obiettivo della Mano Nera era quello di creare uno Stato indipendente slavo, guidato dalla Serbia, il quale riunisse anche i territori della Bosnia e Erzegovina e quelli croati. Il progetto dell'organizzazione terroristica vedeva un ostacolo nel disegno trialistico di cui l'arciduca Francesco Ferdinando era il più autorevole sostenitore. Prevedeva la creazione all'interno dell'impero asburgico un terzo polo nazionale slavo accanto a quello tedesco e magiaro. Quello di Sarajevo del 1914 fu sicuramente un attentato fuori dal comune. Devo dire che l'arciduca Francesco e sua moglie Sofia furono veramente sfortunati nell'occasione. Alle 9.50 il comando di attentatori si era recato nell'angolo del corso Voivoda, attendendo il passaggio dell'automobile dell'arciduca per portare a termine la propria missione. Alle 10 in punto, Princip uscì da una locanda unendosi alla folla e posizionandosi in prima fila. Con la mano che teneva in tasca stringeva la pistola con la quale avrebbe dovuto sparare all'arciduca quando la sua auto fosse passata davanti a lui. Improvvisamente, in fondo al corso, si udì un'esplosione e poco dopo l'auto con a bordo la coppia reale passò a tutta velocità davanti al luogo dove si trovava appostato Princip, dirigendosi verso il municipio.
si scoprì che il primo attentatore aveva sbagliato il lancio di una bomba a mano, riuscendo solo a ferire l'aiutante di campo di Francesco Ferdinando. A questo punto la missione di Princip sembrava fallita ed egli si incamminò verso via Re Pietro. Nel frattempo l'automobile dell'arciduca, raggiunto il municipio, vi si fermò, solo il tempo necessario a Francesco Ferdinando per redarguire il sindaco di Sarajevo per l'accoglienza ricevuta. Quindi ripercorse a ritroso la strada fatta in precedenza per arrivare a recuperare l'aiutante dell'erede al trono, che nel frattempo era stato medicato per le ferite leggere riportate in precedenza. L'auto percorse l'itinerario a passo d'uomo a causa della massa di gente che, sfollando, aveva invaso la sede stradale. Princip, che deluso stava tornando alla taverna, si trovò proprio di fronte alla coppia reale ed esplose due colpi di pistola all'indirizzo delle sue vittime, questa volta colpendole a morte. Princip venne immediatamente tratto in arresto dalle guardie presenti. Un resoconto dettagliato dell'assassinio venne fatto da Joachim Remack. Un proiettile colpì il collo di Francesco Ferdinando, mentre l'altro prese l'addome di Sofia. Quando la macchina stava facendo inversione per tornare alla residenza del governatore, ove la coppia imperiale sarebbe stata soccorsa, un rivolo di sangue uscì dalla bocca dell'arciduca e fu a quel punto che la duchessa esclamò: «Cosa diavolo succede? Cosa ti è successo?» e cadde quindi sulle ginocchia del marito, morendo. Malgrado stesse succedendo, Francesco Ferdinando trovò la forza di voltarsi verso la moglie, implorando: «Sofia cara, non morire! Rimani viva per i nostri bambini!» Il suo cappello piumato cadde e molte altre piume verdi vennero trovate sul pavimento all'interno della macchina. Il conte von Harak, che si trovava di fronte alla coppia, cercò di sbottonare il colletto della divisa dell'arciduca, chiedendo: «State soffrendo molto, vostra altezza imperiale?» E lui rispose: «Non è niente», con una debole voce appena udibile. Era ormai chiaro che stava perdendo coscienza. La macchina si fermò dunque davanti al municipio. Malgrado l'intervento tempestivo dei dottori, l'arciduca morì mentre veniva portato con la moglie all'interno dell'edificio. I funerali di Francesco Ferdinando furono celebrati a Trieste e fu un funerale veramente imponente. Vi invito ad andare a leggere degli articoli su cui si parla di questo funerale, veramente qualcosa di incredibile. Ho trovato qualche articolo, se volete ve lo lascio in descrizione, andatelo a leggere perché è veramente qualcosa di incredibile. La salma poi fu portata nel castello di Arnstetten in Bassa Austria praticamente. Allora, visto che abbiamo finito un po' il recap storico, volevo parlarvi della canzone in sé per sé perché è veramente qualcosa di incredibile. Allora, per quanto riguarda la canzone, musicalmente parlando, ne ho parlato un pochino nella top 10 dei migliori album del 2021. Ma facciamo un piccolo recap per chi non avesse visto il video. Allora, si parla appunto di black metal molto duro, però se così vogliamo dire, reso un po' meno spigoloso, se così vogliamo dire, dalle comunque orchestrazioni che hanno introdotto in questo album, di cui sono veramente contento. Finalmente i 1914 hanno messo delle orchestrazioni, cosa veramente pazzesca, soprattutto in questa canzone, che sono veramente incredibili. Per quanto riguarda il testo, io qui vi volevo andare un po' a mettere il dito nella piaga, perché questo testo è veramente incredibile. Praticamente ci parla dell'assassinio di Francesco Ferdinando visto dalla parte dei serbi. In poche parole, come era visto il regno austro-ungarico dalla parte di chi era lì in quel momento, e vedeva come se fossero degli oppressori. Ed è per questo che è stata scritta in poche parole questa canzone, e volevo farvi un pochino riflettere su questo. Andiamo a leggere il testo, ve lo traduco e poi ne parliamo. Allora, il testo inizia praticamente con... che dice: «Un giorno l'impero cadrà e il Kaiser morirà. L'assassinio
è la via, il terrore è la via per dividere. La bestia austro-ungarica sarà decapitata dai serbi. Il rovesciamento di un tiranno è l'unico modo accettabile. Bene, qui già si può capire appunto quello che dicevo, che i serbi erano praticamente... vedevano l'impero austro-ungarico come... vedevano appunto l'arciduca come un oppressore. Ed è per questo appunto che forse si è arrivati a tanto. Poi c'è appunto il benvenuto a Sarajevo, raga, che io... mamma mia! Questo veramente ne parlerei... parlerei solo di questo perché... mi fa capire veramente tutto, cioè... Torno un attimo con il voiceover solamente per dire che qui veramente traspare tutto l'odio che la Serbia poteva covare appunto per l'impero austro-ungarico, e solo con il black metal poteva veramente uscire fuori un prodotto perfetto. Con un altro genere non sarebbe mai potuto uscire, secondo me. Continuiamo, che praticamente dice: sono un nazionalista jugoslavo che sta mirando all'unificazione di tutti gli jugoslavi, e non mi interessa quale forma di stato ci sarà, ma deve essere, soprattutto deve essere liberato dall'Austria e da tutta la merda imperiale. Parole veramente forti, però che ci fanno capire lo stato d'animo di chi viveva in quel momento, dei nazionalisti appunto jugoslavi o serbi, e comunque sia di tutta l'Europa dell'Est, diciamo. Ho premuto il grilletto due volte, ogni colpo un morto. La progenie degli Asburgo si strozzò con il suo stesso sangue. Ora la bestia austro-ungarica, come Idra, perse una delle sue teste. Il maledetto imperialismo è stato spazzato via dalla terra dei serbi. Beh, io credo che se non si riesce a capire da questo testo qual era il sentimento dei nazionalisti appunto serbi, non si può capire veramente in nessun modo. Io penso che i 1914 con questa canzone ci abbiano veramente fatto capire il perché è scoppiata la Prima Guerra Mondiale. Cosa ha guidato Princip? Quale sentimento ha guidato Princip? Cosa ha portato Princip a fare questo gesto che è veramente eclatante? Veramente, io non so come dirlo, però veramente, il 1914 solo con questa canzone veramente vale tutto l'album. E pensate che dopo c'è anche veramente qualcosa di veramente assurdo. L'album non è solo questa canzone, ma devo dire che questa è una delle mie preferite e ci tenevo a portarla qui sul canale e a parlarne con voi. Allora, prima di concludere il video, vorrei farvi ragionare su un ultimo fattore. Princip può essere considerato un eroe o è solo un terrorista? Parliamone, perché effettivamente se andiamo a guardare dalla parte dell'Austria, ovviamente è considerato un terrorista. Se andiamo a vedere dalla parte della Serbia, è considerato un eroe. La verità in realtà sta nel mezzo. È giusto che si combatta per la libertà del proprio popolo, ma bisogna un attimo calcolare se questo a cosa sta portando questo. Cioè, nel senso, è giusto combattere per la libertà del proprio popolo, ma se questo dovesse scatenare una guerra, come in questo caso, ci penserei un attimo due volte. Detto questo, signori, io penso che comunque sia stato solo una pedina. Nel senso, è stato l'esecutore di chi aveva deciso che doveva morire l'arciduca, anche se comunque lui effettivamente seguiva questi ideali. Signori, io detto questo vi ringrazio per essere arrivati fin qui.
per avermi seguito fino a qui, per aver visto tutto quanto il video. Se pensate che io me lo sia meritato, lasciate un bel mi piace. Soprattutto se avete visto più di due video e ancora non siete iscritti al canale, vi consiglio appunto di iscrivervi, così almeno non vi perdete i prossimi contenuti. Tutto questo, ragazzi, io veramente vi ringrazio di nuovo di cuore per avermi ascoltato, per aver ascoltato questo ragazzo che parla delle proprie passioni. E niente, ci si becca in un prossimo video, sperando che arrivi il prima possibile. Ciao a tutti.